Center for Magic, it gives me great pleasure to welcome each and every one of you to the final of the 422nd Quidditch World Cup. Let the match begin! Per i seguaci di Harry Potter sicuramente non serve spiegare cos'è il Quidditch, lo sport ufficiale dei maghi. Ma per i babbani duri e puri, ecco qualche cenno fondamentale. Quidditch is a semi-contact game played while flying on broomsticks. Two teams of seven players compete, and unlike many Muggle World sports, both males and females compete together on the Quidditch pitch. Gameplay involves four balls and six hoop-shaped goals. The most important ball in Quidditch is the Golden Snitch. This tiny ball, about the size of a golf ball, has wings that propel it very quickly through the air. The capture of the Golden Snitch automatically finishes a game of Quidditch, and the team to catch it is awarded 150 points to their score. Tutto chiaro, no? Per giocare è necessario un campo a circa 20 metri di altezza, degli oggetti volanti non identificati e soprattutto dei giocatori in grado di sfrecciare nell'aria. Eppure qualcuno deve averli considerati dei dettagli insignificanti, perché nei college americani a Quidditch si gioca davvero. Molte università ormai hanno la loro squadra di Muggle Quidditch, ovvero il Quidditch per babbani, compresa la prestigiosa e cervellotica Harvard. E a chi si chiedesse cosa ci fanno sette studenti armati di scopa inchiodati al suolo, la capitana risponde così. Now, they look like they don't fly. In practice, we don't fly around on them because we're surrounded by Muggles. And we can't break our statute of secrecy, which is our code of law in the wizarding world. You might know about this from the Harry Potter novels. E cosa succede quindi durante una partita? Per scoprirlo basta dare una sbirciata all'annuale Coppa del Mondo di Quidditch, che si svolge a novembre negli Stati Uniti. All players have to have a broom between their legs at all times, which they hold with one hand. We have seekers who chase the snitch, which is the gold object in Harry Potter. For us, it's a cross-country runner wearing all yellow. Sì, avete capito bene, neanche il boccino vola. È un tizio vestito di giallo che di mestiere fa il corridore. La partita non finisce finché il cercatore non l'ha acchiappato, ovunque lui sia. The snitch was let loose, free to run the campus. The snitch is loose. And the game began. Ma per divertirsi con attività agonistiche diverse dalle solite, non c'è bisogno di inventarne di nuove. C'è chi ha già ideato curiose varianti di sport già esistenti, come ad esempio il rugby subacqueo. Le regole sono più o meno le stesse di una qualsiasi partita degli All Blacks, ma è giocato rigorosamente in piscina, a diversi metri di profondità e in apnea. I giocatori sono armati di pinne, maschere e boccaglio, e la tradizionale palla ovale contiene dei pesi, in modo che vada a fondo più facilmente. Underwater rugby is a game where two teams are playing one against each other. Every team has 12 members, six ones, the first six are in the pool and the other six are outside the pool. The main objective of the of this game is to make a or set a goal in a basket which is settled down at the bottom of the pool. Gli arbitri dell'underwater rugby sono severissimi, come racconta la capitana della squadra danese alla vigilia della finale della Coppa del Mondo. Before each game we are lined up and we have our nails checked to make sure they're not too long. As you can imagine, long nails can cause scratches and that's no good. Then we have our fins checked and our mask to see whether there are any sharp edges on them. And then they also check our skin, because if we have too much cream on, we can become too slippery to hold on to during play. E visto che fare a pugni in apnea sul fondo di una piscina non è propriamente raccomandabile, la lista dei divieti e dei falli è molto lunga. It's against the rules to hold an opponent's mask. Or to pull on their fins. Punching and elbowing are strictly forbidden. As is interfering with an opponent's snorkel. Strangling is not permitted at any time. And you certainly can't pull in an opponent's swimming costume. È uno sport entusiasmante e ricco di colpi di scena, ma non per i tifosi a bordo vasca, che si perdono tutte le azioni di gioco, visto che si svolgono sott'acqua. Nel caso dell'underwater hockey, gli organizzatori di questo torneo hanno cercato di rimediare piazzando dei monitor per gli spettatori.
Diversamente sarebbe stato molto difficile per il pubblico seguire questa bizzarra partita alla rovescia. Anziché giocare pattinando sopra una lastra di ghiaccio, infatti, le squadre si fronteggiano sotto il ghiaccio, a rischio congelamento e in apnea. Qualcun altro ha pensato ad una modifica nel gioco del polo. Via i cavalli, ci si muove col Segway, quel simpatico aggeggio inventato qualche anno fa per spostarsi in maniera ecologica ed economica. Il Segway Polo ha già molti fan illustri, come il cofondatore di Apple, Steve Wozniak. It's expensive, but it's new. It's a new application technology, and a lot of us who chase gadgets and things always looking for sort of the new thing that might change the world. It doesn't have the best reputation out there. People think, oh no, Segway Polo, that's not a sport, that's nothing. Sure, that's what they say about any minority at first. Speriamo che non sia mai considerato uno sport vero e proprio, neanche il Taser Ball. Si tratta di una specie di pallamano giocata con una gigantesca sfera di gomma piuma. Il problema però è che entrambe le squadre sono armate di Taser, le famose pistole elettriche in dotazione anche ai poliziotti degli Stati Uniti. Wonderful idea. The game was invented in Canada. I guess this wasn't enough for him. But because stun guns are illegal in the country, the game can't actually be played there. Cue California and Thailand, where the tournaments are held. The game is looking to expand, so jump aboard. But first, maybe you should hear this quick reminder. It hurts, man. It doesn't feel good. Restando in tema di sfere giganti, è molto meglio il bubble football, una variante del calcio in cui sicuramente i falli di mano non sono un problema. O meglio ancora, l'hoppe ball, che vi permette di giocare comodamente seduti. Chi invece vuole proprio limitare al minimo gli spostamenti, può sperimentare quest'altra variante dello sport più amato dagli italiani. Potenza del calcio non solo mobilita miliardi di appassionati in tutto il mondo, ma suscita anche infinite fantasie, comprese le più bizzarre, come i tornei di calcio balilla vivente. Sono curiosità, ma molto popolari in Germania. 11 giocatori in carne ed ossa che devono però seguire le regole, appunto, del calcio balilla. Le regole sono semplicissime. Ci si può muovere solo lateralmente, senza mai staccarsi dai maniglioni delle barre orizzontali, altrimenti l'arbitro fischia fallo. Certo, come gioco è un po' statico, ma per chi si stanca a correre per il campo ci sono anche altre soluzioni, come il calcio a cavallo oppure il kart soccer. We're off. It's a game of football. The Brazilian skill was immediately obvious. But the Igos hadn't lost their touch. Fantastic dribbling by Mayer number one. Dribblare a bordo di una macchina può risultare parecchio complicato. Oh! Ma i più esperti riescono addirittura a segnare in rovesciata. A volte è semplicemente il contesto a fare la differenza. Welcome to Swamp Soccer. Come nello Swamp Soccer, il calcio nel fango. Qui si seguono le stesse regole del calcio normale, solo che ai giocatori non è permesso di cambiarsi le scarpe e i calci di punizione o di rigore si tirano al volo, senza prendere la rincorsa. Ricorda un po' il campo da gioco della partita scapoli ammogliati di Fantozzi. Centra! Provi a rana! Lascia, vado io! In effetti si tratta di uno sport fisicamente molto impegnativo. Ecco come si sono ridotti per la stanchezza alcuni giocatori durante i mondiali in Finlandia. Altri sport classici, in contesti insoliti, sono ad esempio lo sci sulle dune di sabbia o questa particolare gara di mountain bike nei fossi. The bog itself is 135 feet long, 10 feet wide and 6 foot deep. Temperature just 5 degrees. And visibility is about 6 inches, as the bog water is full of peat and decayed vegetable matter. Un'impresa per niente facile da portare a termine. That is the hardest thing I've ever done. Sempre nel fango c'è chi fa bog snorkeling, in cui le tradizionali immersioni con maschera e boccaglio sono trasferite in un pantano e trasformate in una specie di corsa campestre. What a nice girl like you doing in a place like this. I have no idea. Take me home. At one point it seemed like a good idea. Now it's getting close, it really doesn't. I'm not sure. Ma nuotare non è l'unico sport che si può praticare nel fango. Il mud skiing, ovvero lo sci d'acqua nella melma, è molto praticato nel sud degli Stati Uniti. Basta un bel temporale, un trattore, un cavo da traino e il gioco è fatto.
per chi continua a preferire i noiosissimi sport tradizionali, il consiglio è di movimentare un po' la situazione, come hanno fatto i giocatori della squadra di calcio inglese UNC Asheville, che hanno trasformato i loro allenamenti in una gigantesca partita di Angry Birds. Hold on a minute. Let me show you how it's done. Spinner!